Ma oggi è stata una partita, secondo me, grandissimo primo tempo, non c'è niente da dire. Poi, chiaramente nella ripresa, quando sono entrati altri giocatori che comunque vengono da infortuni, ma insomma, tu paghi dazio. Da questo punto di vista, penso che noi lo sapevamo, che potevamo andare incontro a certe difficoltà, ma io le metto in preventivo, quindi magari fare 70-75 minuti come abbiamo giocato il primo tempo. Non abbiamo concesso nulla, abbiamo giocato di prima. Squadra fluida, non c'era nessuna difficoltà tra i reparti, abbiamo giocato abbastanza bene, quindi non mi preoccupo certamente questo. Non penso alle altre partite perché io so che qui io e il mio staff lavoriamo 18 ore dalla mattina alla sera e ci sputiamo sangue, quindi penso che dovreste portare maggiormente rispetto alla mia famiglia perché io credo che se sono anni che sono nel mondo del calcio, fate le valutazioni del periodo che sono stato al Milan. Oggi penso che sto a Napoli, sto facendo bene, però fa parte del gioco. Mi volete criticare, fatelo pure, ma non mi dite sempre questa parola dimissione, perché mi sta cominciando un pochettino a dare fastidio. Io penso che chi lavora onestamente va rispettato e quindi da questo punto di vista vi dico che io continuerò a fare il mio lavoro e onestamente, penso che non sia giusto essere riguardosi nei confronti dei miei figli che stanno qui con me, di mia moglie, di mio padre che guadagna 1.000 euro al mese, di mia madre, tutte le persone che comunque mi vogliono bene. Quindi non capisco perché altri allenatori non fate mai la domanda di dimettersi. Cioè, soltanto Gattuso si deve dimettere, non ho capito. Io continuo a fare il mio lavoro e ripeto, pian piano insomma penso che i risultati arriveranno, ma la critica fa parte del gioco, anche le domande che mi fate. Noi giorno dopo giorno cerchiamo sempre di migliorarci e di fare bene, insomma, qui lavoriamo seriamente e penso che poi le altre valutazioni le lascia a chi di competenza, anche questo giochetto della critica, insomma, mi dà nessun tipo di problema. Io non devo dimostrare niente a nessuno, faccio il mio lavoro e cercando, insomma, di farlo sempre nel mio modo possibile, quindi non vedo nessun tipo di problema in merito, ecco.